Nei giorni scorsi il Comando regionale della Guardia di Finanza a Puglia ha disposto l'esecuzione di un piano straordinario di interventi finalizzato a prevenire e reprimere il fenomeno del gioco illegale delle scommesse clandestine ed altre correlate forme di illegalità. Il piano di interventi si colloca nell'ambito della missione istituzionale finalizzata alla tutela del bilancio pubblico. L'operazione ha registrato l'esecuzione di ben 183 interventi, di cui 45 irregolari. Nel corso dei quali sono stati sequestrate complessivamente 36 apparecchiature elettroniche tra terminali informatici e personal computer, con la verbalizzazione di 70 soggetti, di cui 37 denunciati autorità giudiziarie in quanto responsabili di violazioni costituenti reato. Analoga attenzione è poi rivolta all'illecita raccolta delle scommesse all'organizzazione. Abusiva di gare e di giochi da parte di operatori non autorizzati. Dall'inizio dell'anno i dipendenti reparti operativi impiegati nel settore hanno effettuato 393 controlli su tutto il territorio regionale, rilevando irregolarità nel 33% dei casi con la verbalizzazione di 287 soggetti, di cui 73 denunciati all'autorità giudiziaria con 339 apparecchiature poste sotto sequestro.